Allora, professor Filippini, iniziamo e ci vuole dare anche subito le novità per i suoi pazienti? Sì, le novità che sono sempre tante nel nostro poliambulatorio. Quest'anno abbiamo una novità grossa, più grossa delle altre, perché abbiamo aperto una specie di convenzione, di collaborazione con un laboratorio di Milano che è specializzato in test genetici, ma non solo, anche tantissimi altri test. E con il loro biologo perché è il dottor Sasha Sorrentino, che è particolarmente specializzato nello sport. Quindi il dottor Sorrentino è un nutritional sport expert. Allora, nutritional sport expert che significa? Nutritional sport expert è un biologo nutrizionista specializzato proprio nella gestione dello sportivo. Sportivi di tutte le discipline, anche se lui è particolarmente legato ai rugbisti bresciani, per esempio, però tantissime altre discipline come la mountain bike, come la bici su pista, oppure i podisti, i maratoneti e anche, perché no, coloro che frequentano giornalmente le palestre. E li aiuta gli sportivi sia professionisti come i ragazzi del rugby Brescia oppure dilettanti a ottenere la nutrizione giusta, l'integrazione giusta per avere il muscolo migliore e ovviamente la forza migliore per fare gli esercizi che devono portare nella loro allenamento durante la partita anche. Benissimo, ci sono dei test particolari da fare per lo sportivo? Sì, i test abbiamo detto che sono tantissimi, anche genetici oltretutto, ma io come endocrinologo sono un appassionato del test salivare degli ormoni. Ed è un test che permette di valutare la presenza nella saliva dei nostri sportivi di particolari ormoni come il testosterone, il cortisolo, il DEA, che sono degli ormoni che conoscono benissimo i nostri amici dello sport. Sono ormoni, sono particolari sostanze presenti nel sangue di tutti noi e che nello sportivo hanno soprattutto la funzione di migliorare il volume del muscolo e ovviamente quindi di aumentare la performance dello sportivo. Quindi immagino che si faccia con un tampone. Sì, è un test che si fa con un tampone salivare. La cosa grandiosa, tecnologica, è che in questo laboratorio milanese fanno la verifica di questi ormoni con la saliva, semplicemente con un batuffolo di cotone, mentre una volta erano necessari degli esami particolari, esami che si facevano col prelievo del sangue piuttosto complessi. Allora, quindi questi ormoni, queste sostanze, o meglio, che noi abbiamo nel sangue, appunto detti ormoni, sono i protagonisti proprio anche della grandezza, no? del muscolo stesso, della forza e anche la resistenza del muscolo, certo, dell'atleta. Ci vuole fare magari, non so, altri esempi, qualche esempio? Sì, un esempio su tutti, per esempio, sempre parlando del frequentatore abituale delle palestre, è il testosterone. Il testosterone è un ormone che noi possiamo dosare prima, durante e dopo l'attività fisica. È un ormone che è fondamentale per il volume muscolare, come dicevi anche tu prima, e noi possiamo verificare se questo ormone sta lavorando bene facendo tutti questi campioni salivari, prendendoli dalla mattina al pomeriggio, prima dell'allenamento, dopo l'allenamento, fino ad arrivare alla sera. Ecco che a questo punto, una volta che abbiamo dosato il testosterone nelle varie fasi della giornata e prima e dopo gli allenamenti, riusciamo a capire se questo atleta ha poco o tanto testosterone. Se ne ha poco, sta lavorando non in modo corretto e eventualmente ha bisogno, ovviamente ha un effetto sulla sua performance, sulla sua prestazione, anche sulla gara, nonché molte volte anche sull'aspetto psicologico, estremamente negativo. Al contrario, se il paziente è ben allenato, sta alimentandosi nel modo corretto, ecco che il testosterone sarà alto e avrà dei valori che sono ovviamente compatibili con lo sforzo che sta facendo l'atleta. Quindi a questo punto che si fa?
A questo punto abbiamo diverse possibilità. Allora, se il testosterone o comunque questi ormoni che noi andiamo a dosare con la saliva è basso, ecco che il dottor Sorrentino provvede con una integrazione oppure anche con un'alimentazione più corretta, più specifica, anche collaborando col personal, con l'allenatore dell'atleta. Se invece il testosterone è alto, noi possiamo anche andare a rinforzare l'effetto del testosterone che ha sul muscolo, facendo assumere all'atleta un integratore nutrizionale molto ricco di aminoacidi che hanno un altissimo valore biologico e un altissimo valore chimico e che permettono di avere delle prestazioni, dei miglioramenti nella potenza del muscolo, nella grandezza del muscolo, che possono essere paragonabili anche a quelle che erano una volta le somministrazioni di farmaci anche molto pericolosi e che assolutamente vanno proibiti a questi atleti.